Secondo voi sarebbe questa l'ora di arrivare in ufficio? Mi dispiace, signore. Io sono un po' in ritardo, mi dispiace. Lo siete senz'altro. Venite un po' qua. Ma è solo una volta l'anno, signore. Prometto che non ho fatto un po' di baldoria ieri sera. Ora statemi a sentire, signor Cratchit. Non sono disposto a tollerare questo genere di cose. E pertanto... ho preso la decisione di aumentarvi il salario. Felice Natale, Bob! Un Natale migliore? Bob, mio buon uomo, di quanti io non ve ne abbia dati in questi anni. Vi aumenterò il salario e cercherò di assistere nelle difficoltà della vostra famiglia. E discuteremo della vostra situazione oggi pomeriggio davanti a un bicchiere di punch. Ma prima accendiamo i fuochi. Voglio che andiate fuori a comprare un'altra scatola di carbone prima di mettere un solo punto su una I, Bob Cratchit. Andate, Bob. Oggi bisogna festeggiare. Bob! Sì, signore. Subito, signore. E Scrooge andò oltre la parola data. Fece tutto ciò che aveva detto e anche di più. Quanto al nostro Timmy, che è guarito, per lui Scrooge fu come un secondo padre. Divenne un buon amico, un buon padrone e un uomo buono come non se ne conoscevano in città. E di lui si disse sempre che sapeva come celebrare il Natale. E così, come Timmy diceva... Che Dio ci benedica, ognuno di noi!